Buonasera a tutti quanti, grazie di essere venuti qui in questa nostra piccola, diciamo, riunione e premiazione che vogliamo fare al nostro campione. Il nostro campione che Guglielmo Gicco, che ormai meriterebbe molto di più, ma quello che è nelle nostre possibilità, insomma, abbiamo cercato di farlo. Guglielmo è un ragazzo che da piccolissimo si dedica a questo sport, a tutti gli sport, ad aiutare anche i giovani, insomma, presi dalla strada e portati nella sua palestra. Un ragazzo da un cuore enorme e dall'impegno enorme, perché per fare quello che per raggiungere i livelli di risultati che ha raggiunto lui non è da tutti quanti. Per questo, insomma, si diventa campione mondiale, come l'è diventato lui recentemente, riuscendo a conquistare una medaglia d'argento ai mondiali di Londra. Noi l'abbiamo seguito da qui, non vedevamo l'ora di sapere questo risultato, anche se sapevamo che Guglielmo ci avrebbe portato questa medaglia. Noi speravamo nell'oro, ma l'argento è uguale allo stesso. È andato molto vicino, cioè una medaglia d'argento. Sbaglia del rigore, sotto segno io. E quindi Guglia, noi come associazione ci sentivamo in dovere di ringraziarti per il lustro che hai portato nella nostra città, e abbiamo pensato di abbiamo pensato di dedicarti questa targa che dice: l'associazione Onlus, ciò che vede in città Italia, ringrazia l'atleta Guglielmo Gicco per aver reso orgogliosa la città di Santa Maria Capua Vetere, conquistando l'argento ai mondiali di Muay Thai in terra londinese. Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne e le difficoltà per vincerle. Bravo. Bravo. Io ti faccio personalmente i complimenti, Guglie, da amico di tantissimi anni e da tuo concittadino. Spero che questa targa sia la prima di tante altre che ti consegneremo per i tuoi risultati raggiunti, e vorrei che dicessi qualche parola per i nostri associati. Innanzitutto grazie per quello che hai fatto, perché da quando sono tornato non è che ho avuto molto valore per la mia città, perché sono stato premiato a Marcianise per Bella dei Lodi, non mi ricordo, Tatanga Club di Reginio, solo Santa Maria non ho avuto nessun tipo di premiazione, quindi già quello che hai fatto, quello che state facendo per me è molto, è tanto. Ho vinto la medaglia d'argento e penso che il prossimo mondiale ad Atene sicuramente se ce la metterò tutta, perché questa volta ho sbagliato di rigore proprio all'ultimo del tempo, perché ho fatto 4 combattimenti, uno appresso all'altro, quindi sono arrivato in finale molto stanco. Penso che il prossimo mondiale ad Atene sono sicuro che penso che vincerò loro. Grande, e noi ti faremo per te.